Ciao a tutti, oggi prepareremo la quiche Lorraine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono una dose di pasta brisée, pancetta affumicata a dadini, provola, uova, latte, formaggio spalmabile, parmigiano grattugiato, olio, sale, pepe e noce moscata. Diamo il via alla ricetta. Per prima cosa accendiamo il forno e lo facciamo preriscaldare in modalità statica a 180 gradi. Ci servirà uno stampo per crostate del diametro da 26-28 cm, dove abbiamo già adagiato la dose di pasta brisée. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il formaggio, la provola. Facciamo tritare per 5 secondi a velocità 5. Trasferiamo il formaggio tritato in una ciotola. Senza lavare il boccale, adesso versiamo l'olio. La pancetta affumicata, e facciamo insaporire per 3 minuti 100 gradi antiorario, velocità soft. Adesso trasferiamo la pancetta nel nostro stampo. Andiamo ad allargarla. Posizioniamo il formaggio sopra. Adesso senza lavare il boccale, versiamo le uova. Il latte. Il pepe, la noce moscata, il sale, il formaggio spalmabile, il parmigiano. E facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 5. Trasferiamo il composto con la spatola. Adesso rigiriamo i bordi verso l'interno. A questo punto inforniamo a forno statico preriscaldato a 180 gradi per 30-35 minuti. La quiche Lorraine è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di uscirla dallo stampo. La quiche Lorraine è pronta, andiamo a impiattare.
Quiche Lorraine. Grazie e alla prossima ricetta.